Buona serata e ben ritrovati per l'edizione principale del telegiornale. In apertura occupiamoci del contratto nazionale della sanità che è stato finalmente firmato al termine di una lunga serie di trattative. Lo ha reso noto il presidente della conferenza delle regioni Bonaccina. Una giornata dunque positiva per la sanità italiana e per i lavoratori che giorno dopo giorno fanno in modo che il servizio nazionale sanitario continui a funzionare. Dunque si va avanti dopo lo sblocco del contratto delle funzioni locali. Questo contratto medico interessa più di 540.000 lavoratori che a partire dal 1 marzo avranno un incremento delle retribuzioni mediamente 85 euro al mese. Un risultato non scontato. Tra l'altro, i sindacati hanno messo in evidenza che si è agito con grande senso di responsabilità, nonostante il mancato incremento di risorse del fondo sanitario di quest'anno. Andiamo avanti, occupiamoci adesso della vicenda dei terreni dell'agrario Paponcelli a Cerignola nel Foggiano, con una presa di posizione che la comunità scolastica del dirigente Mir aspettava. La questione infatti è approdata a Foggia in consiglio provinciale e non solo perché c'era la delegazione composta dagli studenti, ma anche perché il presidente Miglio ha approvato la proposta di un consigliere provinciale del PD per tutelare legalmente quei terreni, convocandogli la conferenza di servizio a cui avrebbe dovuto partecipare il primo cittadino Ovantino Metta. Nonostante l'invito, il sindaco non si è presentato perché era impegnato in una riunione politica, ma ha inviato stamane una lettera al presidente provinciale manifestando tutta la sua rabbia, non solo per la convocazione da lui stesso immediata da Foggia, e ha puntato il dito su quel consigliere del centro-sinistra, dandogli dell'ossessionato e difendendo la scelta del provvedimento approvato in consiglio comunale. Va anche ricordato che la zona di terreni oggetti del contendere dovrebbe sorgere il nuovo palasport, un ipermercato ed un luogo di rifugio per cani. La soddisfazione su cui si è puntata la comunità di San Severo per l'istituzione del reparto prevenzione crimine a San Severo è stata accolta con soddisfazione anche da Rosario Cusmai, vicepresidente della provincia. Le sollecitazioni arrivate al ministro degli interni Minniti hanno avuto i suoi frutti. Un lavoro di squadra che ha aggregato l'enorme parte sana della terra e fatto soprattutto di proposte concrete. Ricordiamo che il reparto prevenzione crimine era stato richiesto a San Severo dopo quanto era successo in estate con la strage avvenuta a San Marco in Lamis. E adesso parliamo di maltempo ancora, perché nonostante le piogge e soprattutto la grande neve che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, la pioggia nei giorni scorsi ha fatto risalire i livelli degli invasi della provincia di Foggia. Facciamo il punto con Saverio Serlenga, Teleradio R. Le piogge degli ultimi giorni cadute in provincia di Foggia e nel vicino Molise hanno contribuito a far risalire i livelli degli invasi gestiti dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata. Seppur di gran lunga inferiori a quelli dello scorso anno, i livelli dei bacini idrici sono cresciuti rispetto ai dati registrati nel mese di gennaio, quando si è arrivati vicini all'emergenza. Il risultato migliore lo ha fatto registrare l'invaso di Occhito sul Fortore, dove negli ultimi 3 giorni si è passati da 103 milioni di metri cubi ad oltre 100 10 milioni. Le piogge e la neve delle ultime ore hanno fatto risalire i livelli anche nei cosiddetti bacini minori. Nell'invaso Capaccio sul Celone, tra il 20 e il 22 febbraio, si è passati da 7 a 8 milioni di metri cubi, nella Marana Capacciotti da 17 a 19, mentre nell'invaso di San Pietro sull'Osento la situazione è pressoché immutata, con 2,8 milioni di metri cubi. Anche se le scorte d'acqua restano nettamente al di sotto dei livelli di un anno fa, le precipitazioni di questi giorni, afferma il direttore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, Francesco Santoro, lasciano ben sperare per il futuro, anche alla luce del fatto che la prossima settimana dovrebbe nuovamente piovere e nevicare in provincia di Foggia. Il nostro obiettivo, aggiunge Santoro, è raggiungere a Occhito i 150-160 milioni di metri cubi di acqua, in modo da poter salvare la prossima stagione irrigua e meglio programmare il piano culturale. E prima
Guardate la pagina sportiva, le previsioni del tempo per domani, alle nord schiarite su Alpi orientali e Triveneto, nuvoloso altrove con fenomeni sparsi e nevosi in Piemonte, al centro e sulla Sardegna, diffuso maltempo con piogge e rovesci temporali in attenuazione dalla serata. Al sud e sulla Sicilia migliora, su Sicilia e Calabria ionica, instabile altrove con piogge sparse alternate a locali schiarite. Per quanto riguarda le temperature, alle nord tra 6 e 10 gradi, centro e Sardegna tra 8 e 11 gradi, sud e Sicilia 11 e 14 gradi, con venti di direzione variabile moderata e mari mosso l'Adriatico e lo Ionio. In chiusura alla pagina sportiva il calcio è stato effettuato a Nyon in Svizzera il sorteggio relativo agli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League. In campo due formazioni italiane, Lazio e Milan, i biancocelesti di Simone Inzaghi se la vedranno con gli ucraini della Dinamo Kiev, evitato lo Zenit San Pietroburgo, mentre il Milan affronterà gli inglesi dell'Arsenal di Arsène Wenger. Le partite di andata e di ritorno si giocheranno esattamente l'8 ed il 15 marzo. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione. Domani con Weekend sabato alle 9 e poi alle 14 con il settimanale sport del sabato. Buon fine settimana. A domani.